Innanzitutto desidero ringraziare i nostri amici italiani per l'eccellente accoglienza riservata e l'adesione del Partito Democratico al Partito Socialista Europeo è un'ottima notizia per tutti i progressisti europei. Saluti cordiali al nostro nuovo collega Matteo Renzi e anche alla nostra collega Federica Mogherini. Grazie e je vous souhaite le meilleur. A voi auguro quanto di meglio. Allora, cari amici, cercherò di essere breve. Si è detto che l'Europa non poteva essere soltanto quella dell'austerità. Ma ovviamente che essi sia socialisti, socialdemocratici, pur sempre dobbiamo rimanere responsabili dal punto di vista della gestione della Repubblica. Non possiamo dare in eredità il fardello del debito. Si tratta però di risanare le nostre finanze ad un ritmo sostenibile per i nostri cittadini, per le nostre aziende, per il mondo associativo, del cooperativo. E ciò senza dover chiudere scuole, ospedali, interrompere lavori pubblici o ridurre i trasporti pubblici, perché l'Europa non è solo un mercato, lo si è già detto, è una comunità di valori, una comunità di diritti e noi ovviamente vogliamo un'Europa più umana. Cari amici, la realtà sociale è dura, durissima per milioni di cittadini, quasi un quarto degli europei gioca quasi nel campo della povertà. Allora, cosa possiamo proporre ai 27 milioni di disoccupati, ai 6 milioni di giovani di meno di 25 anni che non hanno un lavoro? Non è di certo con il six pack, two pack o patti vari che si faranno le riforme necessarie. E citerò un esempio ben concreto, quello dell'industria, e del resto ne riparleremo al prossimo vertice europeo. L'Europa ha bisogno di una politica industriale perché l'80% delle nostre esportazioni viene dall'industria e ogni volta che si crea un posto di lavoro nell'industria se ne creano almeno due nei servizi. Allora, cari compagni, l'Europa deve spingersi oltre in questo campo e creare più posti di lavoro. L'Europa può solo farcela con gli europei, non ha futuro senza gli europei. Come altri colleghi, io sono un ardente difensore del progetto europeo, perché è questo progetto che ci consentirà di avere la nostra da dire a livello mondiale. E non mancano i problemi al di là dell'Europa, è il progetto europeo che ci consentirà di trasferire, trasmettere, influire grazie ai nostri valori europei. Non dobbiamo dimenticarci i decenni di pace che ci ha dato il progetto europeo. Fatto sta che ora bisogna consentire ai nostri giovani di potersi costruire un futuro affinché loro realizzino i loro sogni. Ed è per questo che vogliamo un cambiamento di politica grazie al Parlamento europeo e alla Commissione. E in poche parole, abbiamo bisogno di un'Europa che sia molto più umana, più progressista, attenta ai cittadini, in grado di proporre lavoro. Per questo abbiamo bisogno di donne e uomini che fungeranno da motore di questo cambiamento. E tra gli uomini e le donne c'è Martin, e lo si è già detto abbastanza. Martin Schulz, grazie alla sua personalità e a tutto quel che ha fatto, proprio incarna il cambiamento di rotta di cui abbiamo bisogno a livello europeo. Allora Martin, siamo con te. Ti auguriamo quanto può esserci di meglio, ma tramite te e un'altra Europa a cui miriamo, che sia veramente quella dei cittadini e che consentirà alle persone di vivere meglio. Ad ogni modo, tanti auguri, tantissimi auguri da parte nostra.